Se mi avete seguito su Instagram avrete visto sicuramente quella scenetta, a mio avviso bellissima, dove c'erano le galline in fila per fare le uova. Dal momento che abbiamo soltanto una cova qui, loro sono 5 e cominciano a essere produttive, quindi c'è bisogno di una cova nuova. Allora la faremo qui sul retro, che è una parete chiusa. La facciamo simile a questa, però non così spiovente, in modo tale che resti un pochino più alta. E qui è tutto nature, come vedete, quindi oggi dobbiamo pulire il pollaio, quindi già che ci siamo diamo una pulita al pollaio e facciamo anche questa modifica qui. Quindi verrà qui, così apriamo questa parete. Passo passo vi faccio vedere come andiamo avanti con i lavori. La base di partenza è questa tavola qui, abbiamo le misure 30x52, l'altezza è 35, gli darò poi una buona pulita non disinfettata. Ovviamente su questa ci andrà poi la cenere di legna, come abbiamo usato per l'altra cova, e la paglia. Non so se avete seguito gli altri video, con la cenere di legna ho tolto qualunque rischio di pidocchi e di formiche. Ho visto che le galline stanno bene, hanno le zampe pulite, quindi è importante dare loro anche le condizioni igieniche per stare tranquille. Questa è la prima parete, ora con questo rimasuglio di compensato farò in modo da rivestirlo qui per poi evitare tutti fra di loro. Dopodiché con la lima o con la carta vetro cercherò di togliere le impurità e dovrò fare due pareti come queste. Ricordatevi sempre, misurare due volte e tagliare una, perché una volta che abbiamo tagliato poi è difficile. Poteva andare tutto bene, no? Ne userò due invece che uno. L'idea è quella di avvitare così. Ora trovo delle viti idonee, se no devo andare a comprare e poi vado avanti. Onde evitare di spaccare il legno, che le viti sono un po' grosse, ho prima forato con una punta da 3, così da fare l'invito. Ok, ho fatto la prima parete, ora qualche punta che è uscita fuori la toglierò con il flessibile, così da non far male le galline. Adesso le robustisco un po', ma l'idea di base è proprio questa. Per togliere eventuali schegge e impurità, come ho fatto con questo, ho passato i dischi con la carta vetro. Sono da ferro, però sono a fine vita e quindi finisco di utilizzarli sul legno. Mi servono per togliere giusto le schegge e per un attimino togliere gli spigoli vivi, così non feriamo le nostre galline. Siamo alle battute finali, adesso metto la parte posteriore. Ho già fatto i fori di invito, ora faccio quelli sulla parete. Ok, il lavoro esterno è finito, ora questo lo dobbiamo montare al ricovero notturno. La parete che c'è adesso sul ricovero notturno la smontiamo e, se riusciamo, con due cerniere la utilizziamo come coperchio, perché è molto delicata e molto sottile, quindi vediamo come va. Siamo quasi in fase di montaggio, questo è come verrà quando avremo finito di montare tutto. Adesso tagliamo questa parte qui di compensato e la riutilizziamo, se riusciamo, come coperchio, altrimenti ce ne inventiamo un altro. Metteremo due cerniere e questo lo fisseremo sia ai lati, sia con dei rinforzi interni che con dei rinforzi esterni. Adesso con la carta vetro togliamo tutte le schegge, mettiamo in pari lì dove abbiamo sbavato un attimino e andiamo avanti con il lavoro.
Per rinforzare tutta la struttura, visto che era troppo in bilico all'esterno, ho fatto delle bacchette di legno da 1,5 cm e le ho avvitate dall'interno con una vite abbastanza lunga da poter prendere tutta la struttura. Ne ho messe due di qua e due di qua, quindi adesso praticamente devo ancora avvitare le ultime due, ma è già solidale tutta la struttura. Sta venendo bene, adesso poi perdiamo un po' di tempo per fare il coperchio con le cerniere. Per mettere la cerniera useremo lo stesso sistema che c'è qui, quindi un bordino di legno, poi sopra ci sono le cerniere. Siamo addirittura d'arrivo, adesso facciamo il legno qui di protezione per la paglia, altrimenti loro la butterebbero tutta giù. C'è anche dall'altra parte in originale, è un semplice pezzo di legno, lo mettiamo lì con due viti. Ovviamente le viti sono lunghe, ma adesso le devo tagliare col flessibile. Purtroppo avevamo queste in casa e ci siamo arrangiati in quello che avevamo. Vediamo se funziona. Porca! Rinforzo un attimino questa parte, un paio di viti, ma mi sa che ci siamo. E per finire ho messo un po' di cenere di legna, come sempre, come fondo, così eventuali formiche ed acari faticano a muoversi, quindi vanno in altri posti. È già un annetto che uso questo sistema, mi trovo molto bene. Ecco, adesso sopra ci appoggio la paglia ed è praticamente finito. Eccolo qua. È un bel cassone, più grande dell'altro. Non l'abbiamo fatto spiovente perché tanto qui è coperto, non serve che l'acqua scorra. È venuto abbastanza bene, dai, sono contento. E abbiamo dato uno spazio in più alle nostre galline, ora c'è posto anche per un paio di galline in più volte. È tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto, l'avete trovato utile, interessante, volete mettere un pollice in su, vi ringrazio, se no va bene lo stesso. Se vi volete iscrivere al canale, poi attivate anche la campanella, così rimanete aggiornati sui nuovi video che escono una volta a settimana. E ci vediamo giovedì prossimo, buona giornata!